Continua il momento d'oro della Torres di Mister Greco, che vince anche nelle Marche contro la Vispesaro e aggancia il Cesone in classifica quota 33, una Torres che ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra temibilissima fuori casa, 19 punti in 8 gare lontano dalla Sardegna, migliore a mani bassissime del girone lontano da casa propria, una Vispesaro invece terz'ultima in classifica, quota 12 con questa sconfitta a due lunghezze dalla zona salvezza, una situazione di classifica non confortante per mister Banchieri. Partirei dalle formazioni molto velocemente, Vispesaro con Polverini in porta, Zagnoni, Mattioli e Ceccacci in difesa, Zoia, Valdifiori, Nina e Da Pozzo a centrocampo con De Vries e Di Paola dietro Silla. Torres che ha proposto Zaccagno tra i pali, Antonelli, Idda e D'Ametto in difesa, Liviero e Fabriani sulle fasce con Cestere e Giorico a centrocampo, Ruocco a supporto di Fischnaller e Menabò. Una partita molto intensa, sporca, agonistica, in cui entrambe hanno provato tanti lanci in profondità, una Vispesaro che si è appoggiata moltissimo alla fisicità e al lavoro spalle alla porta di Silla, che ha permesso comunque anche gli inserimenti di De Vries e non solo, e anche le giocate di Di Paola, che è un giocatore che tecnicamente può fare sicuramente la differenza. Tanti lanci lunghi anche da parte di una Torres che invece ha creato particolari problemi poi con Ruocco nel primo tempo, che spesso è larga sinistra, che è un giocatore molto bravo nello stretto e comunque molto tecnico, e con Goglino poi nel secondo tempo, che è molto simile se vogliamo per caratteristiche. Un primo tempo equilibrato, intenso, tanti duelli, due squadre che se la giocano alla pari, tra l'altro con un modulo praticamente speculare, e quindi sì, diciamo che l'1-0 se vogliamo è meritato, però ci può stare nell'economia di una gara in cui è stata la Vispesaro a provarci con più continuità, in particolare nella fase centrale del primo tempo, nonostante, ripeto, abbia prevalso l'equilibrio e la lotta a centrocampo. Un gol che arriva al 32esimo dopo un ottimo lavoro di Silla a spalla porta, azione che si sviluppa sulla sinistra, respinge male Idda e Nina ne approfitta segnando il gol dell'1-0. Poi nel finale ci prova la Torres, che reagisce, mette diversi cross in area con Liviero, però manca la qualità negli ultimi metri per poter incidere, e anzi la Vispesaro ha avuto anche l'occasione per chiuderla con De Vries. Nel secondo tempo devo dire fino al gol ottimo avvio della Vis, che tiene molto bene, riuscendo a lanciare spesso in profondità verso Silla, ma non solo, e tenendo lontano dalla propria area una Torres non partita benissimo nella seconda frazione di gioco, però ecco, dopo i cambi, in particolare dopo l'ingresso in campo di Goglino, la partita se vogliamo è cambiata, la Vis forse ha perso un po' di lucidità, ha perso un po' di freschezza e ha abbassato notevolmente il baricentro, permettendo alla Torres di arrivare con più facilità al cross sulla tre quarti e a poi rischiare notevolmente. Il gol arriva al 65esimo su un lavoro importante di Goglino, neo entrato sulla sinistra, che mette questo pallone per Fischnaller, che di testa buca Polverino. Arriva così il gol del pareggio per una Vis che, come detto, è calata anche in termini di intensità, e poi nel finale crolla, prima con l'espulsione di Mattioli dopo un brutto fallo direi quasi inutile a centrocampo, che gli vale la seconda ammonizione, quindi l'espulsione, che lascia i suoi in 10 che poi subiscono un gol veramente ridicolo, viene da dire, perché Zoia si era fatto male e praticamente si è accasciato a terra. La Torres, come non farebbe nessuno purtroppo, non la butta fuori la palla, sviluppa l'azione, Giorico trova in verticale Fischnaller, che ancora una volta buca Polverino, fa 2-1, fa doppietta dopo una partita brutta, perché Fischnaller, a parte i due gol, non mi è piaciuto per niente, giocatore comunque importante, ex Catanzaro, però non ha, secondo me, offerto una ottima prestazione, se vogliamo soprattutto nei primi 60 minuti. Poi bene sui due gol, e in particolare il secondo sfrutta un po' una leggerezza, se vogliamo, della Vis,
e Torres Scaltra. Ecco, si vincono anche così i campionati, perché sono due punti questi pesantissimi ottenuti in questo modo. Occasioni pericolose 2-3. E vi dico brevemente, bene Liviero, che mi è piaciuto sulla sinistra, ha messo molti cross importanti, giocatore tecnico e di livello per questa Torres. Ce ne sarebbero tanti altri, però secondo me lui ha avuto più continuità nell'arco dei 90 minuti, anche perché Ruocco bene per un po', poi è calato. Bene De Vrij nella vis, ha attaccato la profondità, spesso pericoloso, bene, mi è piaciuto, giocatore anche abbastanza giovane, che se non erro tra l'altro è in prestito al Venezia, ricordo classe 2002. E vi chiudiamo con la prossima giornata per entrambe. Vi ricordo che la Torres ospiterà il Gubbio, partita molto importante. La Vis invece va a Lucca contro la Lucchese in uno scontro che sarà decisivo per forse anche la panchina di Mister Banchieri arrivati a questo punto. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.